connessione c'è tra Bufale e le testate ufficiali? Ad esempio, io so che sei in continuo e costante rapporto con persone come Mentana, particolarmente sensibili al tema Bufale. Andiamo un po' indietro le quinte, se Sì, si può. certo. Allora, praticamente noi siamo nati nel 2014 e all'inizio lo facevamo per, diciamo, poche persone, parenti, amici, eccetera. La richiesta è diventata talmente grande che abbiamo dovuto aprire pagine, sito e tutto quanto. Negli anni abbiamo visto che vari giornali hanno cominciato a citarci negli articoli, dirci come smascherato da bufale.net, eccetera. Questa cosa è diventata veramente virale, usando termine che abbiamo utilizzato prima, che praticamente cosa ha fatto? Ha portato bufale.net ad essere uno strumento utilizzato da direttori e giornalisti per avere conferme o smentite delle notizie prima di pubblicarle. Io sono in contatto personalmente con diversi giornalisti, con diversi direttori, proprio per il fatto che se vogliono avere notizie su una determinata notizia che magari hanno dato testate nazionali, chiedono direttamente a me. Da una parte fa piacere, dall'altra è un po' preoccupante perché dice: state chiedendo noi, che siamo un team di volontari, eccetera, e non avete una risorsa interna dedicata per questo. Cosa che a breve, secondo me, succederà. Molto più spesso i giornali si doteranno al loro interno, l'avevo già detto qualche mese fa, di un debunker o uno sbufalatore, proprio come figura, magari non come figura fissa, ma una persona dotata di queste capacità, proprio perché ormai la credibilità dei giornali è messa molto a rischio. Anche per questo pagine come Sputaniamole tutti guadagnano traffico, proprio perché usano un linguaggio che prende bene le persone. Ti faccio riflettere, se tu provi a commentare su Repubblica, magari Repubblica risponde con un commento, e tutti gli altri non risponde, si scatena, è un far west nei commenti di Repubblica, proprio perché non c'è una persona preposta a moderare i commenti, a dare le informazioni in maniera corretta. Magari il giornalista ha fatto splendidamente il suo lavoro, l'articolo è perfetto, però viene mal interpretato, non viene capito, proprio perché è un linguaggio troppo tecnico o troppo specifico. Proprio per questo noi abbiamo avuto successo, proprio perché usiamo un linguaggio semplice. Molto spesso molti articoli li rileggiamo in due o tre per capire se è comprensibile, se è più base possibile, per far capire alle persone il senso dell'interno. E infatti facciamo un'alta opera nei commenti per mantenere un ambiente civile, calmo. Infatti abbiamo anche le punizioni, tipo silenziamo le persone per 6 ore o cose di questo tipo. Ah, molto interessante. Qui si usano anche micro strumenti coercitivi per educare il flusso di Esatto, comunicazione. esattamente.